Seconda edizione Crese Winter, come sempre, main partner Zanutta, gli altri sponsor sono Mima Sport, Autolavaggio Fabio Severo, Moto Charlie Trieste, C-Solutions, Medfair, Poliambulatorio, Physiosan, media partner City Sport. Per la nona giornata della Serie A di questa seconda edizione Crese Winter si preparano ad affrontarsi sul campo di Borgo Bassa le squadre di Istria Football Club, che ora ancora non vedete inquadrate. Vedete inquadrato invece il dialogo tra il capitano di Bar, terzo tempo zappabombe, Scotto Diminico, con l'arbitro della partita che è il signor Dila Vertuscia. Quindi da una parte inquadrati Bar, terzo tempo zappabombe, che affronteranno Istria Football Club. Tutto pronto, fischia Dila Vertuscia, è iniziata la gara di Borgo Bassa con il primo possesso di Ciarmatore, che cerca Spahiu, controllato da Scotto Diminico. All'indietro Spahiu, ricomincia da Krešnik, poi giro palla difensivo della squadra in divisa grigia e maniche nere. Verticalizzazione subito a cercare Spahiu, in due tempi Fratnik. Ciarmatore fermato, Franco non ci pensa due volte, calcio in porta direttamente, poi Germani prova a subentrare ancora l'azione di Bar, terzo tempo zappabombe, ancora Franco, respinta la sua conclusione, partono subito forte i gialloblu. Ciarmatore perde palla, ancora Franco, se la sistema, calcia e stavolta la sblocca Bar, terzo tempo zappabombe, con la conclusione violenta con il destro di Mattia Franco. Ha fatto le prove generali nell'azione precedente, stavolta niente da fare per Germani, palla che si insacca sotto la traversa, 1-0 per i gialloblu. Rimessa laterale a cercare ovviamente Spahiu, che evita l'anticipo, poi spezza il raddoppio, arriva l'intervento di Mongardini, sfortunatissimo, deviazione che mette fuori causa Fratnik. La palla finisce lentamente in porta, risultato di nuovo in equilibrio, ha pareggiato Istria Football Club, autogol di Mongardini ma grande merito di Dritton Spahiu. Replay che ci ripropone l'intervento pulito sul pallone ma letale per il suo portiere di Mongardini. Tutto di nuovo in parità, equilibrio 1-1. Calcio di punizione, ci proverà Scotto Diminico, esterno collo sinistro che si spegne contro la barriera, e anche l'ultima azione del primo tempo, si va al riposo con Istria Football Club e Bar, terzo tempo zappabombe sul risultato di 1-1. Fischia Tuscia e Rado Savljević fa girare il primo pallone del secondo tempo per Bar, terzo tempo zappabombe. Occhio a Scotto Diminico che prova a sorprendere Germani da centrocampo. Fratnik, morbido, a cercare lo stacco di Rado Savljević, che poi arriva su questo pallone a campanile. Blackout, cortocircuito difensivo per Istria Football Club, ne approfitta Rado Savljević, che va a mettere la punta su questo pallone che spioveva dopo il colpo di testa di Proietti. A metà strada Germani nell'uscita, di nuovo avanti Bar, terzo tempo zappabombe, 2-1. Sabachi vince un rimpallo, evita un avversario, arriva in zona tiro, sterzata di Sabachi, sinistro, alto, graziato Fratnik. Che azione di Ayman Sabachi, aveva fatto tutto perfettamente, anche qui il dribbling a sterzare verso l'interno. Palla recuperata da Ciarmatore, che guarda anche verso la porta, poi in buca per Spahiu, uno contro uno, Spahiu! Stavolta è tutto suo il gol, dopo aver provocato l'autorete dell'1-1, firma in prima persona il nuovo pareggio Istria Football Club, ben pescato da Ciarmatore, si complimentano i due, ha vinto la sfida occhi negli occhi con Scotto Diminico, trovando lo spazio, il varco sul palo vicino, troppo ravvicinata la conclusione per Fratnik. Occhio a Scotto Diminico che ci vuole provare direttamente col mancino, potente ma centrale, Germani c'è. Calcio d'angolo, sempre pericoloso, il mancino del 6. Occhio a Caserta che chiama l'1-2 a Franco. Caserta, palo clamoroso,
lo applaude Franco, si dispera Caserta, risultato ancora 2-2, ma a centimetri dal nuovo vantaggio, bar terzo tempo, zappabomba. Occhio a Sabaki che da lì ci può provare, lo fa, e stavolta arriva il vantaggio di Istria Football Club con il destro precisissimo di Sabaki che punisce Fratnik, operazione sorpasso riuscita alla squadra in divisa grigia con Ayman Sabaki, arrivato col passo lungo ma tiro comunque efficacissimo. Occhio a Ciarmatore che può portare palla, non lo affronta nessuno, avanza ancora Ciarmatore, da lì può calciare e lo fa e porta i suoi sul più 2 sul risultato di 4-2, sicurezza, giocata personale di Ciarmatore, non lo contrasta nessuno, arriva fino al limite dell'area di rigore e calcia, non potente ma comunque Fratnik non può nulla, se la fa passare sotto. Occhio a Favento, la chiama Franco, gli gira attorno Oldani, Favento invece va da Visintin, tira Visintin praticamente sulla linea di porta ma con il tacco, con lo stile, la riapre Raffaele Del Vecchio, 4-3, non vuol mollare, bar terzo tempo zappabombe, grandi meriti di Visintin, nel dubbio la corregge comunque verso la porta Del Vecchio, palla che effettivamente probabilmente sarebbe uscita. Ora vuole il pareggio, bar terzo tempo, occhio a Ciarmatore che ci prova direttamente dalla sua area di rigore, un gol pazzesco di Giulio Ciarmatore e la doppietta e il gol del 5-3 da casa sua, da dentro la sua area di rigore, pensiero stupendo di Giulio Ciarmatore, era sì fuori dai pali Fratnik ma non di molto, era al limite della sua area, destro perfetto, arcobaleno che illumina Borgobassa, 5-3 per Istria Football Club, doppietta per Giulio Ciarmatore. Il rinvio di Germani, fischia tre volte Tuscia, una bella partita, finisce 5-3, vince Istria Football Club dopo essere passata due volte in svantaggio. Istria Football Club batte bar terzo tempo zappabombe 5-3 nel match valido per la nona giornata della Serie A di questa seconda edizione Crese Winter. Vi ricordiamo sempre che il main partner è Zanutta, gli altri sponsor sono Poliambulatorio Fisiosan, Medfair, C-Solutions, Moto Charlie Trieste, Autolavaggio Fabio Severo, Mima Sport, Media Partner, City Sport.